Inter Sassuolo 4-2, le pagelle dei nerazzurri, Lukaku trascina, Brozovic cresce. Fischio finale a San Siro, si è conclusa la sfida tra Inter e Sassuolo, successo per 4-2 dell'Inter, capace di portarsi sul 3-0 per poi rischiare nel finale di veder sfumare una vittoria apparsa già largamente acquisita al 60° minuto. Prova da trascinatore di Lukaku, buon ingresso in campo di Lautaro nella ripresa. Handanovic 6 rischia in avvio su Frattesi, uscendo fuori tempo. Qualche difficoltà in uscita anche successivamente. Incolpevole sui due gol neroverdi e autore comunque di buoni interventi. D'Ambrosio 5,5 suo il pallone in verticale che porta al gran gol di Lukaku. Un po' in affanno su Laurienté quando si tratta di difendere. Complice su entrambi i gol neroverdi nella ripresa. De Vries parte bene e controlla efficacemente De Frel, ma sul finire del primo tempo scivola in area e rischia grosso. Ammonito, out per non rischiare il rosso nel finale. Dal 73esimo Bastoni 5,5 ingresso in campo nel momento peggiore dei nerazzurri, in affanno. Acerbi 6 in impostazione non è efficace quanto Bastoni. Berardi lo mette in difficoltà nei primi minuti e in occasione del 3-1 neroverde. Cresce in fase di possesso col passare dei minuti. Bellanova 6 timido nel primo tempo. Inzaghi lo riprende. Qualche errore in impostazione. Si riscatta in avvio favorendo l'autorete neroverde e prendendo coraggio, portando il pubblico dalla sua parte pur confermando qualche disattenzione. Gagliardini 5,5 prova a far valere muscoli e centimetri pur rivelandosi lento nel liberarsi del pallone, sbaglia troppe scelte in fase di impostazione. Brozovic 6,5 in difficoltà in avvio di fronte al dinamismo del centrocampo neroverde, prende le misure col passare dei minuti e fa valere il proprio tasso tecnico. Giallo nel finale dopo un brutto errore, si riscatta con l'assist per il 4-2. Mkhitaryan 6 controllato a vista, corre in lungo e largo e da tanto anche in interdizione. Non si rende pericoloso ma dà comunque dinamismo e disciplina tattica ai suoi. Dal 61esimo Aslani 5 perde Frattesi in occasione del 3-2 neroverde, situazione che riapre d'improvviso il match. Di Marco 6,5 in avvio si vede poco ma cresce col passare dei minuti. L'Inter cresce quando lui avanza il raggio d'azione e prende coraggio. Sempre l'arma in più dei nerazzurri a sinistra. Dal 61esimo Gosens 5,5 ingresso in campo non del tutto convincente in entrambe le fasi, col Sassuolo che prende fiducia. Lukaku 7,5 esplode sul finire del primo tempo, difende il pallone col fisico e con una botta di sinistro regala il vantaggio all'Inter. Cala nella ripresa ma torna decisivo nel finale col gol del 4-2, mostrandosi cinico. Correa 6 trova il gol ma il VAR annulla, giocate di qualità e buon lavoro anche in fase ripiegamento. Out nell'intervallo dopo un primo tempo positivo. Dal 46esimo Lautaro Martinez 6,5 entra in campo e sfiora subito il 2-0. Con un tiro da fuori deviato trova poi il 3-0, buon ingresso per l'argentino.